I fondi pubblici introdotti dal PNRR non possono essere mal gestiti. Va in questa direzione il patto di impegno e collaborazione siglato questa mattina tra Comune di Gabicemare, Guardia di Finanza e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. L'obiettivo è quello di prevenire eventuali appropriamenti illeciti della somma destinata al Comune di Gabice e garantirne quindi la totale sicurezza, contrastando eventuali azioni da parte della criminalità organizzata. È chiaro che l'intento di questa firma, di questo protocollo, è iniziare un percorso che già di fatto c'è, ma abbiamo formalizzato in modo tale da avere il supporto necessario sia dalla Guardia di Finanza come organo di controllo che dalla Procura come poi organo che dovrà accertare eventuali reati, affinché ci possa essere questo continuo scambio di informazioni, di flussi informativi, in modo tale che le risorse che vengono impiegate con i fondi, in questo caso PNRR, possano essere monitorate costantemente. È chiaro che nel momento in cui vengono fatti degli investimenti pubblici, l'attenzione deve essere massima nel scegliere anche le imprese che poi debbano essere chiamate a seguire i lavori. Ed è importante per noi, enti, per noi sindaci, per noi comuni avere questo supporto diciamo, delle autorità che sono poi competenti nell'attività di accertamento e di controllo. Quindi è un momento importante, è un inizio di un percorso perché, come abbiamo poi illustrato nel corso della presentazione del protocollo, l'obiettivo è quello anche di avere questo supporto continuo anche per le altre attività ordinario, quando vengono erogati dei contributi o degli aiuti sotto qualsiasi forma o per qualsiasi tipo di lavoro che viene fatto all'interno dell'ente locale. Quindi sarà importante e noi diciamo, ci teniamo in particolar modo ad avere questo, diciamo, questo scambio di informativo, questo scambio di azioni in modo tale che attraverso il lavoro di squadra si possano contrastare fenomeni diciamo, di illeciti di illecite o comunque di infiltrazioni di qualsiasi tipo, naturalmente di tipo mafioso che vorremmo starne alla lontana. Procura partecipa a quella che è la creazione di un miglior flusso informativo, comunicativo fra le autorità coinvolte nell'ambito di questa operazione di monitoraggio e di controllo del buon fine delle risorse pubbliche. Quindi nella consapevolezza che migliore è la comunicazione dei dati che ognuno di noi manovra, migliore può essere, più rapido, più efficace il risultato finale. L'accordo come quello firmato oggi, che già era stato firmato con altri enti locali della provincia, è finalizzato un intercambio di informazioni volte a prevenire frodi, abusi o violazioni, appunto, nella gestione dei fondi PNRR, così importanti per il nostro paese, in una fase, diciamo, complessa che necessita appunto un investimento serio, corretto e a vantaggio della collettività e della ripresa economica.